Dipende dal mercato in cui operi e quanto tempo passi con il tuo cliente, ma lascia che ti dica una cosa. Anche se qualcuno ti dice che gli affari sono affari e anche i clienti più sbagliati possono essere soldi nelle tue tasche, considera molto bene quello che vendi. Se sei un libero professionista e vendi un servizio che ti terrà a stretto contatto e per un po' di tempo con il tuo cliente, beh, tieni conto di tutte le implicazioni che ci potranno essere se scegli o accetti il cliente sbagliato. Ho già fatto questo errore e posso gridarlo a voce alta. Non c'è scelta più saggia che perdere qualche soldo piuttosto che con la persona sbagliata. Ti do una dritta. Quando la tua pancia ti dice che c'è qualcosa che non va, ascoltala e lascia andare quel cliente. Ne guadagnerai in serenità e avrai spazio per qualcuno più giusto.